cercare il posto, ma abbiamo ascoltato il sottofondo, il grande, poi lo intervisteremo, faremo con lui qualche chiacchiera dopo, maestro Silvano Marchese, che come sigla ha usato la via, il suo inno. Grazie maestro, ci sentiremo dopo. Giuseppina, prego. Buonasera a tutti. Volevo innanzitutto dire la motivazione di questo nostro primo meeting sulla formazione organizzato dall'ISIS Ruggero di Lauria, I Care My School, per presentare a tutti voi i lavori realizzati durante l'anno scolastico dall'ISIS Ruggero e premiare coloro che si sono distinti nel corso degli anni e che hanno fatto carriera in vari campi grazie alla preparazione data da questo ISIS. Passo la parola a Pino. Grazie, io direi, al di là di quello che abbiamo scritto eccetera, di fare un applauso di incoraggiamento alla nostra Giuseppina che questa sera è la prima che presenterà questo serato. Lei è fortunato, non si è dormito da quando siamo organizzati, però vedi, abbiamo un pubblico stupendo, 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 attenzione alla novità civili, politiche e militari di più reale premetta e voglio dire, prima di dare la parola per aprire ufficialmente la serata, che questa giornata, serata, è divisa in due momenti. Il primo momento è quello che stiamo vivendo adesso, questo convegno, questo incontro, convegno forse troppo impegnativo, in cui viene un po' proposto al pubblico quello che è stato fatto quest'anno dalle tre scuole che formano l'ISIS Ruggero della Via, e cioè appunto l'IPSIA, l'IPC e la scuola tecnico-commerciale di Viggiarello. E quindi dopo questo momento, fatto di intrattenimento musicale e cose simpatiche, ci trasferiremo tutti all'IPC, che è a due passi da qua, dove assisterete, vedrete innanzitutto delle belle mostre realizzate anche da nostri alunni, da alunni delle scuole medie dell'Aventino e di Livello, e poi ancora tante altre belle sorprese. Vedrete dei filmati, per chi vorrà visionarli, delle varie manifestazioni che abbiamo avuto nel corso di quest'anno, e poi ci sarà il buffet finale, perché come tutte le cose in Italia finiscono a Tarallucce Vino, ma questa notte veramente Tarallucce Vino locale, perché noi abbiamo avuto un progetto, ne parleremo dopo, in cui abbiamo dato molto input alle tradizioni locali, ai nostri dialetti che devono essere salvati, ma poi ne parlerò io al momento opportuno. Adesso iniziamo ufficialmente la serata, Giuseppina, e facciamo salire sul palco il nostro dirigente scolastico, che è la prima volta che dirige la ISIS Ruggero, che è una scuola superiore. Allora, buonasera a tutti e benvenuti alla nostra manifestazione. A conclusione di un anno scolastico impegnativo per le problematiche che il mondo della scuola sta vivendo, l'ISIS Ruggero di Lauria ha voluto organizzare questa manifestazione di fine anno come momento ed occasione di riflessione su alcuni percorsi realizzati, sulla loro valenza educativa e formativa, sulle criticità emerse che saranno strettamente variate dal Collegio dei Docenti impegnato nella elaborazione del piano dell'offerta formativa per il prossimo anno. In qualità di dirigente scolastico dell'ISIS Ruggero di Lauria, che aggrega, non voglio ricordare, l'Istituto Professionale di Stampa per l'Industria Artigianale, Manutenzione e Assistenza Tecnica di Lauria, l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici, l'Istituto Tecnico, Settore Economico, Amministrazione, Finanza e Marketing. A nome del Collegio dei Docenti, del DSGA, del personale ATA, di tutti gli alunni, desidero ringraziare voi tutti per la presenza così numerosa questa sera. E in modo particolare, consentitemi un ringraziamento al dirigente scolastico Nicola Ricciardi, professor Nicola Ricciardi, ritorna nella sua scuola in questa occasione. È una scuola che ha guidato con professionalità e lungimiranza, una scuola cresciuta negli anni in termini di qualità e in grado di interpretare quelle che sono le esigenze del territorio, una scuola che ha formato dei giovani di diverse generazioni oggi inseriti, ben inseriti nel mondo del lavoro, una parte della manifestazione dedicata proprio a loro. Grazie Presidente.
Ringrazio per la presenza l'ispettore Nazzi. Perfetto, il gesto Nazzi è un punto di riferimento per la scuola regionale, un profondo conoscitore dei sistemi scolastici e sa guidare i processi di innovazione con professionalità e dico senso della realtà. Grazie ispettore. La dottoressa Maria Cristina Caricati dell'assessorato alla pubblica istruzione della provincia di Potenza non è potuta venire qui a Lauria, ha inviato un fax questa mattina, lo leggo, mi sembra molto significativo. Molti di voi conoscono la dottoressa Caricati. Nell'esprimerle vivo compiacimento per l'iniziativa da lei promossa a conclusione dell'anno scolastico, le comunico con dispiacere che per motivi personali non potrò essere presente all'incontro previsto per questo pomeriggio. Voglio però manifestarle il più sincero apprezzamento per il lavoro da lei svolto insieme alle famiglie dei ragazzi diversamente abili durante il trascorso anno. La sua scuola si è distinta per il rapporto creato con la comunità locale e con le famiglie interessate, realizzando un vero piano di integrazione tra scuola, famiglia e territorio. Mi auguro che in futuro insieme si possa continuare in questo lavoro delicato e spesso non apprezzato, per far sì che tutti i nostri ragazzi siano inclusi nella società con piena dignità di cittadini. Impegniamoci a programmare un futuro possibile. Saluto cordialmente lei e la prego di estendere questo messaggio alle autorità presenti, alle famiglie e soprattutto ai ragazzi, a cui va anche il mio abbraccio. La dottoressa Caricati. Ringrazio anche il dottor Donofrio in primo piano che ci guida nell'inserimento degli alunni diversamente abili e poi gli esponenti della cooperativa sociale Angelicum. Ringrazio la presenza del neo sindaco di Lauria, l'architetto Gaetano Mitirieri, a cui facciamo un caloroso applauso. Facciamo gli auguri di un lavoro produttivo, efficace e ricco di soddisfazione, e la speranza di continuare a collaborare con serenità, così come è stato, con l'amministrazione Pisani, che siamo certi. Voglio ringraziare il rappresentante a livello istituzionale, in primo piano il consigliere regionale, il dottor Marcello Pittella, l'assessore provinciale Domenico Carlo Maglio, poi i vari rappresentanti dell'amministrazione locale e provinciale presenti. Ringrazio anche i dirigenti, la mia amica, il mio amico Natale Strapace, grazie per essere qui. Un saluto particolare mi è dovuto all'attore amico Rocco Papareo, si è distinto in occasione della consegna dei premi Oscar Gaudio di Donatello, vedo la mamma in primo piano, grazie signore per la sua presenza. E questa sera avrei il piacere di vedere, di gustare in prima assoluta il capolavoro che è stato fatto, piccolo capolavoro, Diario di un sogno, ma non vi dico assolutamente nulla. Ringrazio anche l'amico Gianfranco Di Bello che con professionalità ha curato le riprese del giro di questo documentario e poi ovviamente anche al maestro Silvano Marchese e al corale Beato Domenico Ventino che anche in un giorno non festivo ha riservato un tempo a noi. Mi voglio ringraziare i professori della scuola che si sono impegnati nell'organizzazione. Giuseppina Fittipaldi, Elisabetta Fittipaldi, Maria Pina Cosentino, Giacomina Scaldatelli, Teresa Giacquino, Michelina Labbagna, Rosa Maria Gine, Pino Carlo Magno, tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. E ringrazio poi Mara Cascin, Giovanna Vernieri, le professoresse Rosa Salomone e Maria Grimaldi. Grazie a tutti. Allora, perché sarò bellissimo, perché anche Erma è solo. Per l'epoca attuale, lo sappiamo tutti, è caratterizzata dalla cultura del cambiamento che ha fondamentalmente tre connotazioni. Me lo diceva l'ispettore Nacci quando ho fatto il corso da lui per diventare dirigente. La velocità dei continui mutamenti, dei costumi, dei comportamenti, dei modi di pensare che investono anche il mondo della scuola. La relatività delle opinioni, delle stesse idee, idee che vengono falsificate rapidamente, e questa relatività investe il mondo della scienza, dell'etica sociale,
la problematicità di questa società, che non favorisce sicuramente né le scelte né le decisioni. In questo tipo di società spesso, dico troppo spesso, non si ha tempo per riflettere, subiamo eventi e situazioni. In questo tipo di società la scuola è chiamata ad assolvere funzioni importanti. Il ruolo della scuola, degli educatori, oltre ai compiti istituzionali, deve essere quello di trasmettere entusiasmo, passione, ideali, capacità critica, volontà di cambiamento, desiderio di poter realizzare i propri sogni. Deve aiutare le ragazze e i ragazzi a credere sempre più in se stessi come persone uniche, irripetibili, e a credere che le aspirazioni personali possano trovare spazio nella società del domani. E la società, per cambiare, ha bisogno di una scuola in cui trovino stimolo persone che abbiano passione, curiosità, emozioni sempre vive. Ecco l'iter di Don Milani. Inizia dai banchi della scuola la costruzione degli ideali che porteranno i giovani ad essere i costruttori della società del domani. Da qui la necessità di far vivere l'esperienza scolastica in modo significativo, partendo dalla propria scuola, la mia scuola, My School. Ecco la Care My School. Bisogna prendersene cura, essere orgogliosi, avere la consapevolezza che la scuola che si sta frequentando, cari ragazzi, è la migliore possibile. E se qualcosa non va, essere propositivi per migliorarla, utilizzando, valorizzando gli spazi di democrazia previsti dai decreti delegati e che rappresentano un momento per esercitare a pieno titolo la democrazia partecipata, che nella gestione della scuola, realizzando la cittadinanza attiva. Le buone pratiche acquisite a scuola devono trasferirsi nell'impegno sociale se vogliamo una società migliore. Nel corso della serata, come hanno detto i presentatori, seguiremo dei percorsi realizzati nell'anno scolastico, alcuni dei quali possono essere considerati veramente innovativi rispetto alla metodologia e ai soggetti impegnati nei processi di apprendimento. Non vi dilungo molto in questo intervento di saluto, vi rubo altri 3 minuti per fare 2 considerazioni a voce alta. È il primo anno che ho il piacere di dirigere l'ISIS Ruggero di Lauria, dove ho trovato un'accoglienza calorosa da parte di tutti. Ho trovato disponibilità a collaborare in ogni ambito, ad essere propositivi in un ambiente di lavoro dove l'organizzazione è fondamentale, ed è fondamentale nell'organizzazione la componente umana. Le criticità emerse saranno elementi su cui lavorare per il prossimo anno scolastico. Colgo l'occasione, come dovete, per ringraziare tutti i docenti, gli assistenti tecnici, il direttore dei servizi amministrativi, gli assistenti amministrativi, collaboratori scolastici. Consentitemi un ringraziamento pubblico al professore di impegno, il collaboratore vicario, con il quale ho condiviso ogni momento della vita della scuola, sempre disponibile con la sua competenza e professionalità a lavorare per la scuola. Un anno scolastico, quello che sta per finire, caratterizzata da innovazioni profonde. A settembre, con le classi prime, la riforma Gelmini, la certificazione delle competenze, l'obbligo formativo, il rigore nel controllare la frequenza scolastica, le innovazioni prodotte dall'alternanza scuola-lavoro, e poi per la nostra area il nuovo piano di dimensionamento che ha visto trasformare il nostro ISIS nel polo degli istituti professionali. È stato un piano di dimensionamento costruito in sinergia con i soggetti interessati, che rappresenta un'opportunità per il territorio, in quanto i nuovi indirizzi, nel nostro caso il sociosanitario e dei servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, possono intercettare le richieste del mondo del lavoro e dare una concreta risposta in termini occupazionali ai giovani. Bene, consentite soltanto una riflessione conclusiva. Parto da una constatazione, richiamando concetti espressi in precedenza.